Cash is trash, ma non è sempre così perché ci sono dei periodi, dei momenti in cui questa logica non vale, questa frase non vale, soprattutto nei periodi di bear market. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Oggi facciamo il nostro consueto aggiornamento, upgrade di quelle che sono le news relative all'analisi tecnica e ciclica dei mercati. Generali, quindi cripto, soprattutto Bitcoin e Ethereum, ma anche Nasdaq 100. Ma partiamo da un grafico invece molto importante che si riconduce proprio al concetto di cash is trash. Partiamo subito con il video, ma prima di andare, ovviamente, vi devo chiedere il pollicione in su, ragazzi. Mi aiutate con l'algoritmo e poi lasciatemi ovviamente i pollici, ma anche iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Allora, vi spiego il concetto di cash is trash brevemente per chi è nuovissimo. Cash is trash significa che il denaro liquido cash, quindi contante o messo in banca, non ha nessun valore, è trash, è spazzatura, perché con la questione legata all'inflazione va a ridursi il potere d'acquisto reale di questo del denaro contante ogni anno. Quindi in pratica il denaro contante o in banca si svaluta ogni anno, si svaluta dell'inflazione. Questo significa che se non viene investito, cash is trash. E questo è il concetto. Quindi asset sono da preferire al cash. Questa cosa non è però sempre così, perché come in tutte le doppie facce delle medaglie, ragazzi, c'è non solo il bianco e il nero, ma alcune volte c'è un po' la sfumatura di grigio. Il 90% delle volte cash is trash è una logica giustissima, ma in alcuni casi, in alcuni momenti, come un bear market, non è così. È il momento in cui gli asset vanno a perdere valore molto di più rispetto al cash. E in questo contesto, proprio in questo contesto, che a volte, badate bene, può durare anche un paio d'anni, cash is trash non si applica, ragazzi. Allora, vi faccio vedere questo grafico e lo mettiamo poi a confronto con Bitcoin, proprio per ragionare su questo tipo di concetto, come a volte la semplificazione di alcuni concetti è sbagliata nell'ambito degli investimenti e nell'ambito anche del trading, perché semplificare non è la soluzione nella parte della finanza. Questo è il grafico del dollaro, grafico del dollaro, dell'indice del dollaro, quindi di forza relativa del dollaro rispetto a tutte le altre valute, ragazzi. E il dollaro è ai suoi massimi storici degli ultimi 20 anni. È proprio stato toccato nella giornata di oggi, in questo momento, il massimo storico che non toccava dal 2002 circa, ragazzi, va bene? Questo è il discorso. Quindi il cash is trash è in parte vero, in parte no. Ovviamente questo è l'indice del dollaro, quindi il dollaro, ragazzi, è fortissimo negli ultimi 20 anni, è la valuta che sta recuperando terreno. Per esempio sull'euro l'abbiamo vista addirittura adesso in parità con l'euro. Ci sono ancora delle valute che sono un po' più forti del dollaro, ma il trend del dollaro è rialzista negli ultimi 20 anni sulle altre valute. Ovviamente è un rialzo che è fatto di su e giù, ragazzi, vedete, 1, 2, 2, 2, 2, perché comunque sul dollaro, sulla valuta, si applica la questione legata alla politica monetaria della Federal Reserve, quindi l'antinflazione, eccetera. Questo è molto importante da ricordarlo, perché è anche molto significativo, in quanto nel momento in cui io vado a lavorare sulla valuta, non è che la posso far crescere all'infinito, perché distruggerei, diciamo, la mia produzione, le mie esportazioni e quant'altro. Quindi il dollaro è forte, ragazzi. Addirittura potrebbe andare a puntare sui massimi del millennio 2000, del 2000, cioè questi qui, ragazzi, perché poi al di sopra avremo poi il massimo storico del dollaro nella super crisi del petrolio, mi pare, degli anni 80, e questa è l'85, giusto per intenderci, dove il dollaro era veramente molto forte. Sicuramente il dollaro e la forza del dollaro è pilotata dall'inflazione. C'è qui però anche una struttura ciclica da non sottovalutare, perché stiamo andando a chiudere un ciclo da 15 anni proprio sul dollaro, e chiude in maniera fortissima, ragazzi, che sta facendo proprio il massimo in questa parte. Poi parte un nuovo ciclo di 15 anni. Allora, sicuramente questa fase, ragazzi, è molto delicata. Poi, il senso del dire cash is trash
rispetto agli asset, quindi per esempio le cripto, Bitcoin, è vero, anche questo è vero in parte, ragazzi, perché a volte il dollaro, il denaro cash, il denaro contante perde valore rispetto agli asset, per esempio su Bitcoin, ma ci sono dei periodi anche belli lunghi dove avere cash, stablecoin magari, o comunque qualcosa di ancorato al valore del dollaro, è meglio che avere gli asset. Facciamo un bel esempio, rapportiamo questo indice al Bitcoin e vediamo che esce fuori. Già vi dico che è uscito un grafico meraviglioso per gli amanti delle cripto, ragazzi. Allora, ragazzi, allora questo è il grafico del dollaro, appunto l'indice del dollaro contro Bitcoin. Quindi vedete in maniera molto chiara ed evidente la questione del cash is trash, che è teoricamente valido nel 90% dei casi, come vi dicevo, ma ci sono dei momenti, dei periodi che questa cosa non è valida, ragazzi. Vedete, tutta questa zona e anche questa zona qui sono le zone dove avere il cash, quindi avere le stable coin anche rispetto ad asset fortissimi come Bitcoin, come è stato Bitcoin negli ultimi anni, è molto molto più utile. C'è poi anche da dire che questo è un grafico molto importante perché deve essere anche valutato in base alle regole di analisi tecnica, e se dovesse avvenire per esempio un breakout di questo livello di massimo, un'inversione di trend, di un trend ribassista come questo, sarebbe pericolosissimo per Bitcoin, perché essendo anche una nuova tecnologia potrebbe anche indicare, non dico che la scomparsa, però potrebbe indicare una fortissima crisi di questa tecnologia. Quindi la questione proprio del grafico che stiamo vedendo è anche utile a valutare un'eventuale inversione di trend, perché dovesse avvenire una cosa del genere, non dico che la fine delle cripto, ma sicuramente un cambio radicale di un qualcosa che poi andremo a valutare. Quindi questo grafico era interessante, ve lo volevo mostrare perché io lo guardo solitamente anche per capire quando può finire un bear market, perché solitamente è anche molto utile andarlo a rapportare proprio con delle fasce di resistenza e di supporto. E proprio su questo indice, le fasce di resistenza e di supporto, che vediamo per esempio che questo è un primo livello di supporto di quest'area, che è il grafico dollaro contro Bitcoin, sta per toccare, quindi come se fossimo quasi alla fine di un movimento, e insomma può andare ancora più su certamente, ragazzi, perché ci sono poi altri livelli di resistenza fino all'ultimo. L'ultimo vero è questo qui, quindi il vero livello di resistenza è questo, quindi ancora di strada ne ha, che può diciamo anche fare una cosa del genere, però sicuramente la prima resistenza è stata toccata. Questo è un bellissimo grafico, ragazzi, che vi indica la possibilità che i mercati cripto in generale stiano volgendo alla fine di un bear market. Ovviamente quello è un grafico, giusto per intenderci, ragazzi, questo è un grafico settimanale, quindi attenzione che da qua a qua passa un anno, giusto per capire, perché io quando faccio questa analisi sono lungo periodo vero, quindi da qui a qui questa frangente, questo spazietto qui, ragazzi, che il mercato può fare una cosa del genere, è un anno di tempo, quindi parliamo di lungo periodo qui, non breve periodo, non domani, non c'entra niente, qui parliamo di lungo periodo, però nel lungo periodo questo grafico è interessante, ci può dare questa indicazione. Andiamo a vedere l'analisi ciclica invece di Bitcoin, quindi spostiamoci a questo punto sulla questione a breve termine, perché Bitcoin probabilmente è in fase di un nuovo ciclo mensile con scarsissima forza, almeno al momento, perché stiamo ancora dell'idea che il 28 probabilmente sul mercato cripto sia andata a chiudersi un ciclo mensile, che invece Nasdaq deve probabilmente chiudere, perché come vi dicevo la scorsa settimana, martedì potrebbe essere un giorno buono, cioè domani, proprio per la close di questo ciclo di Nasdaq. Io quello che sto pensando è che i mercati cripto sembrano in attesa della chiusura del ciclica di Nasdaq 100 per poi magari iniziare una nuova fase di trend. Questa potrebbe essere un'idea, l'unica, diciamo, idea positiva che mi viene in mente al fatto che comunque l'inizio di questa fase è su Bitcoin debolissimo. Perché vi dico che probabilmente qui è stato chiuso un ciclo di natura mensile? Perché intanto sono 9 giorni e 8 giorni che Bitcoin non scende sotto il minimo di 19,5. È anche vero che qui praticamente sono tutti doppi minimi questi, tutti quanti, quindi in pratica è sullo stesso minimo.
Però Ethereum, che comunque ha preso, ragazzi, in considerazione, ha fatto invece una questione diversa, perché Ethereum il ciclo l'ha chiuso quasi sicuramente, perché vedete, è iniziato tutta una nuova fase ed è molto lontano dai precedenti minimi. Questa è la struttura ciclica di Ethereum, che ha iniziato un ciclo da qui, e questo è molto evidente. Su Bitcoin non è evidente, perché Bitcoin è molto più debole. Anche su questa cosa, ragazzi, dovremmo in pratica andare a comprendere perché Bitcoin è così debole rispetto alle altre criptovalute. Questa cosa la dobbiamo assolutamente analizzare poi anche nei prossimi video, perché in realtà è cambiata un po' l'atteggiamento di Bitcoin. Lo vediamo magari in un altro grafico, ve lo mostro alla fine di questa parte relativa all'analisi ciclica. Allora, andiamo a ragionare sulla questione. Se stanno aspettando, se Bitcoin sta attendendo con questi doppi minimi la chiusura di un ciclo da parte di Nasdaq per poi iniziare a salire, a fare una cosa del genere, ci sta, perché non è non comune, ve lo dico, ragazzi, non è non comune. Però sono sincero, ragazzi, la questione è problematica, perché qui abbiamo un ciclo al ribasso, quindi mensile rialzista iniziale, mensile ribassista, è un inizio mensile che praticamente è nullo. Se non brecca al rialzo questo livello entro pochissimo tempo, cioè deve breccare questa fase qui, 20.600-21.000 dollari, se Bitcoin non sale al di sopra di questo livello entro brevissimo, entro qualche giorno, giusto per comprenderci, la cosa si mette male. Perché se qui è iniziato un nuovo ciclo mensile, e secondo me è così, perché su Ethereum è iniziato un nuovo ciclo mensile, la questione è che tra un po' andiamo nella fase negativa del ciclo mensile, e lì si scende, ragazzi. Non c'è verso, perché se abbiamo una fase up del ciclo mensile così debole, e poi quando inizia la fase di chiusura ce ne andiamo a fare questo, che è il probabile atteggiamento, quello relativo alla famosa ipotesi 1 di annuale ancora non chiuso sui mercati delle criptovalute. In effetti, la debolezza di risposta dei mercati delle cripto e di Bitcoin in particolar modo alle fasi di up può essere intesa proprio come un annuale ancora non chiuso, perché un po' l'atteggiamento ce l'hanno i mercati relativi a questa cosa. Quindi valutiamo assolutamente questo concetto, e bisogna stare molto molto attenti in questa fase, ragazzi. Quindi mi raccomando, io al di sopra di questo livello, come vi sto dicendo, continuo delle posizioni long che ho già, non su Bitcoin, ce le ho sulle cripto, e le continuerò. Ma se questa cosa non dovesse avvenire, poi quelle le chiudo o a break even o in trailing stop. Sicuramente non le faccio andare in loss, perché sono in gain. Non mi interessa andare a centellinare quelle posizioni, sono posizioni fatte per l'inizio di un nuovo mensile, che al momento sulle cripto è iniziato, perché su Ethereum è iniziato, ma su Bitcoin è stenta. Io penso che Bitcoin stia aspettando Nasdaq, e penso che Nasdaq deve darci risposta a breve, perché dovrebbe tra poco andare a chiudere questo ciclo mensile. Quindi se lo fa Nasdaq e inizia a rimbalzare con un nuovo ciclo mensile, probabilmente Bitcoin ci fa una rialzo del genere. Attenzione, che nulla vieta comunque alla fine del mensile, cioè a fine mese di settembre, i primi di ottobre, che questo ciclo mensile vada poi a chiudere tutto il ciclo annuale, trimestrale e quant'altro, cioè a scendere sotto questi minimi, che sono poi i minimi fatti insomma a giugno, che sono questi qui. In shadow sono 17,5 circa, quindi Bitcoin potrebbe andare a fare un test doppio minimo, che non sarebbe niente male, ragazzi, perché non mi dispiace. Il problema è che teoricamente dovrebbe farlo anche Ethereum, perché se lo fa solo Bitcoin e non lo fa Ethereum, insomma la questione si mette male. Ma Ethereum, ragazzi, è lontanissimo da questo livello, quindi dovrebbe sprofondare, insomma. Allora, prossime settimane molto delicate, proprio perché la debolezza di Bitcoin rispetto alle altre cripto totalmente non in attesa, ragazzi, perché ve lo dico in maniera molto chiara, è totalmente in attesa, va considerata. Adesso andiamo a guardare il grafico che vi avevamo promesso prima, che è quello della dominance, ma soprattutto non mi interessa mostrarvelo, ma analizzarlo insieme,
Perché è un grafico molto significativo, ragazzi, questo della dominance di Bitcoin. Vi faccio vedere la questione, ragazzi. Questa dominance ha iniziato un ciclo annuale lo scorso 10 di gennaio, che è stato terribile, e sta facendo la chiusura di metà di questo ciclo annuale con questa striscia di candele settimanali totalmente ribassiste, che indicano una scarsa forza relativa di Bitcoin nei confronti delle criptovalute, e questo non è un bene. C'è anche da dire che il mercato va ad affrontare 1, 2, 3, per la quarta volta un nuovo minimo intorno a 39% di dominance. Una dominance con un quadruplo minimo non mi piace per niente, perché solitamente non esiste la figura del quadruplo minimo, ma è un indebolimento del supporto. Quindi potrebbe essere molto semplice per Bitcoin crollare come dominance al di sotto del 39% nel mercato delle cripto, e arrivare poi magari in quest'altra zona, l'altra zona di supporto, che è il 35%. La questione quindi è delicata, perché andrebbe Bitcoin in questo caso a toccare il minimo assoluto della sua dominance, toccata con nel gennaio 2018, quando abbiamo assistito all'alt season, quella della bolla del 2017, e in questo caso chiuderebbe proprio tutta la struttura poi verso maggio 2023. Questo è un nuovo ciclo annuale della dominance, e se quello che ci stiamo dicendo è vero, significa, ragazzi, che se Bitcoin brecca questa zona, poi magari rimbalza per metà dell'annuale, però dopo deve ritornare a chiudere questa questione qui e fa una roba del genere, cioè significa che ancora avremo scarsa forza relativa di Bitcoin contro le crypto, contro le altcoin, per l'intero anno. E io non mi aspettavo per niente, ragazzi, questo atteggiamento di scarsa forza, proprio perché durante l'up che era avvenuto nella parte iniziale dell'annuale, verso giugno, noi eravamo arrivati al primo target che ci eravamo fissati quando abbiamo analizzato la dominance, e dopo c'era il secondo, quando e se Bitcoin avrebbe breccato questo livello. Secondo me è praticamente impossibile ad arrivarci, a meno che, insomma, non succeda una catastrofe sulle criptovalute, quindi fallimento di Ethereum, delle stablecoin, non so, quindi insomma, una cosa del genere. È molto delicata la situazione. Non vi nascondo che da un punto di vista macro complessivo del mondo delle cripto non mi piace vedere Bitcoin così debole. Potrebbe non essere una cosa sbagliata, perché magari tanti progetti delle cripto, e soprattutto Ethereum, potrebbero essere, diciamo, diventare, primeggiare, ecco, diciamo così. Però c'è la questione emerge alle porte, mancano una decina di giorni, e la questione emerge molto delicata, perché tutti questi punti che vi ho detto sono dei nodi al pettine che devono andare a coniugarsi, a legarsi l'uno con l'altro. Ripartenza di un nuovo ciclo mensile che Bitcoin non fa, ma Ethereum ha fatto. Chiusura del ciclo annuale c'è o non c'è? L'abbiamo fatta a giugno, o è da fare nel prossimo mensile? È solo Bitcoin che è debole sul ciclo annuale, perché invece Ethereum non è debole, ha fatto un nuovo ciclo annuale che è consistente. Questa cosa, ragazzi, sono tutte cose da mettere al pettine. Ma qui in mezzo, su Ethereum, abbiamo il merge, che è un evento epocale importantissimo in questa frangente qui. Quindi nulla vieta alla regina delle cripto di fare un disastro e magari scendere qui e completare la chiusura del ciclo annuale insieme a Bitcoin. Insomma, tanti interrogativi che dobbiamo andare a sciogliere proprio nelle prossime settimane, che saranno, secondo me, molto ghiotte di opportunità, ragazzi, perché da un punto di vista di holding, scordatevi questa tecnica in questa fase, perché non esiste in un bear market l'holding. Ma da un punto di vista di trading, di speculazione, anche il short selling, c'è un botto di roba da fare. Veramente interessantissimo questa fase. Ieri in Academy abbiamo pubblicato i grafici dello spread trading, il mio famoso video del modulo spread trading, quello short di Luna. E questi grafici di questo mese sono bellissimi proprio in spread, quindi hanno degli andamenti veramente importanti, soprattutto con degli short chiamati proprio con una telefonata di alcune cripto,
Ragazzi, sono utilissimi questi tipi di momenti per gli speculatori, non ve lo nascondo, eccetera. Però in generale noi valutiamo sia il mondo cripto da un punto di vista proprio di sua natura, e qui qualcosa sta cambiando perché vediamo un Bitcoin veramente molto debole. Dopo il merge in poi avremo risposta definitiva anche a questa cosa, perché una volta che l'evento merge è terminato su Ethereum, non è che abbiamo bisogno di chissà cosa per andare a vedere poi insomma il futuro delle, insomma, dei mercati. Cioè l'evento cripto, l'evento merge è terminato, dal punto di vista strutturale Ethereum cambia, guardiamo i grafici e vediamo che cosa può succedere. Intanto nei prossimi video andiamo a cercare qualche ghiotta criptovaluta che magari in questa fase può essere interessante, e qualcuno, perché no, molto più debole, che può essere magari da shortare nel mese di settembre. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, se vi piace, noi ci vediamo nel prossimo video, ma nei commenti scrivetevi comunque qualcosina che vi piace a voi. Le crypto long e le crypto short, quali sono secondo voi? Vediamo chi è arrivato alla fine di questo video e mi risponde nei commenti. Quale crypto long, quale crypto short? Magari un'occhiata gliela buttiamo. Ciao ragazzi, alla prossima!